Eccoci qua, tornati su Pokémon Infinite Fusion. Dopo una piccola pausa si torna a scorazzare e a fare fusioni a tutto spiano. Il prossimo obiettivo è la palestra di Sabrina a Zafferanopoli. E andiamo! Iniziamo subitissimo con le fusioni Omazing. Mica male, sai, eh? Bello Charlie, è anche un nome. Ma guarda un po', Picater, bello. E Raimime, carina la pietra tuono sul petto. Però... Farchamp. Bro. Ah, però. Abbiamo il nostro amico Lance che sta andando a Saffron City e ovviamente se la sta vedendo con il Rocket. E dobbiamo sconfiggere il Rocket per passare, perché sennò ci costa un botto di soldi ogni volta passare. E adesso ci rileviamo ritorno. E allora, te ne vai a questo punto? Andiamo alla Silfco, va bene. Prima di sfidare Sabrina bisogna fare la Silfco. E qui non si può scendere nelle fogne. Peccato, guarda. Un vero peccato. Bene, bene, bene. Non ho la carta Sochi, no. E come la prendo? Scusami. Mi vogliono affrontare. Il Team Rocket ti spacca. Va bene. Uno dei missing no, che in realtà sarebbe semplicemente lo sprite che ha il fossile di Kabutops. Magari per la vittoria mi danno la carta? Sì, bene, grande. Con questa saremo in grado di entrare qua dentro. Sì, ce l'ho la carta. Sì, ce l'ho. Posso andare? Maledizione. Ok, entriamo. Sono qui, Lance. Eccoti qua. Oh, che host, bella. Entrare qui dentro non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Non abbiamo molto tempo, andiamo. Certo. Sì, però Lance, cioè... anche di meno, eh. Aha, è al quinto piano, quindi. L'apriporta è al quinto piano. Sì, perché gli americani contano il piano terra come primo piano. Quindi ha senso che l'apriporta sia al quinto e non al quarto. È giusto. Si fa così e si va a prendere. Eccola qua. Facile. Marowak più Electrode... non male. Perfetto, ci siamo. Eccomi qua, Lance. Sì, questo teletrasporto porta da Giovanni, dove tiene gli uccelli leggendari. Ma dobbiamo essere sicuri che non ci siano altri impiegati nella Silph. C'è ancora un lavoratore. Oddio. Dobbiamo comunque andare a prendere Giovanni, certo. Penso che possiamo comunque andare. O no? Penso di sì, eh. Se riporti in salvo tutti c'è qualche ricompensa, forse, ma... per uno? Davvero? E dai. Ah, Link, ci incontriamo di nuovo. Come puoi vedere il tuo amico Lance è già impegnato. Quindi immagino che tu voglia mettere i bastoni tra le ruote al Team Rocket un'altra volta. Dovresti davvero evitare di ficcare il naso negli affari degli adulti. Sei stato fortunato a Saradon City, ma questa volta andrà diversamente. Questa volta ho qualcosa in serbo per te. Questi sono i tre uccelli leggendari di Kanto. Articolo Zapdos e Moltres. Fa come abbiamo detto prima. Ma signore, non possiamo farlo. La fusione sarà instabile. Fa come ti dico, è un ordine. Sì, signore. Quindi farà la fusione a 3. In questo gioco quindi ci sono anche le fusioni a 3 Pokémon. Oh, bene. Ora facciamola finita una volta per tutte. Wow. Zap Molticuno. Beh, Zap Molticuno era il manga, quindi poteva farlo magari. Non ha tre tipi, ovviamente, perché sarebbe impossibile farlo. Però regge il fuoco. Fuoco... vabbè, sì, brutto colpo. E vabbè. Che sarà? Volante fuoco? Vediamo Ice Fang. Ma penso che se è fuoco... è volante fuoco, probabilmente. La cosa migliore da fare sarebbe, ovviamente, ricaricare il salvataggio, andare a salvare l'impiegato della Silph e magari allenarsi un pochettino. Rieccomi, Giovanni, sto tornando! Di tutta questa faccenda la cosa che mi lascia più deluso è il fatto che la fusione avvenga fuori dal campo visivo del giocatore. Capisco che ci sono sempre limiti tecnici quando si lavora con questo genere di ROM, o meglio di hack, però
si poteva fare con un pelino di voglia. Cioè, avete fatto una roba eccezionale fino ad ora, le fogne, nuovi eventi, tante cose diverse, e non mi fai vedere loro tre che si uniscono? Un po' strano. Ok, let's go. Facciamo Toxic tanto per iniziare, quindi lo avveleniamo. Lui fa 3 attack, ma ora Giovanni lo curerà. Sì, e io lo riavveleno. Non te l'aspettavi, eh? Allora, lanciafiamme dovrebbe fargli nulla, quindi Thunder Fang. Wow, non gli ho fatto nulla. Non so se stollare la lotta e continuare a curarmi all'infinito, perché potrei farlo. Tra l'altro ho trovato un nuovo e l'ho... c'ho la squadra ora, quindi... Poi faccio vedere anche le fusioni che ho fatto, perché ne ho fatte un paio, giusto per avvantaggiarmi magari in questa ipotetica lotta, ma... Lanciafiamme non gli fa nulla. Sarebbe carino sapere che tipo è. Potrebbe andare con full restore lui ora, e sarebbe una tragedia. No, non lo fa e vinco. Buono. Ottimo. Sì, avevo Toxic presa dalla palestra di Fucsiapoli. Usiamola. Tanto. Ah, si sono divisi. Si è defuso da solo, ma com'è possibile? Boia, frate! No! I miei Pokémon Legend, i tuoi! No! Tornate indietro! Di' a tutti che ce ne andiamo. Dobbiamo inseguire gli uccelli leggendari e riprenderci, è la nostra priorità numero uno. Link, questa non è la fine del Team Rocket. Wow, certo, questa è stata difficile. Addio, Link, ci incontreremo ancora un giorno, ne sono sicuro. Master Ball? Però è bello che si muova anche lo sfondo dietro, carino. Una caduta da 10 piani, meglio stare attenti. Wow! Ah, ma c'è il nostro rivale appena usciamo dall'edificio. Sì, ha visto i tre Pokémon volanti che se ne andavano via. E sì, hai saputo che la Team Rocket ha preso l'assalto alla Silph e sei venuto, ma in realtà ci ho pensato io. Ah, tu li hai spaventati? No, non è vero. Mi regala un Lapras. Ah! Ok! Forte! Il nonno mi ha dato anche questo sia Gallop Pass, ma ne ho già uno, e te lo lascio a te questo. Sia Gallop? È quello per le Sevii Island? Ah, sì, Setti Pelago. Quindi sì, Gallop si chiama in inglese. Sabrina è molto forte, ma l'ho battuta, quindi ora tocca a te. Eh già. Lapras 25. Dunque, ho fatto qualche fusione. E sono stati Razzi, che è Raticate, che avevo prima già in squadra, con Drowsy. Alligator, che sarebbe Feraligator più Haunter, carino. E basta. Non posso completare l'episodio senza sfidare il Dojo Lotta. La palestra la farò in un altro momento. Dovrei anche vincere uno dei Pokémon che hanno loro, in teoria. E un altro Pokémon fuso, eccolo qua, Magnechoke! Con i capezzoli, con le viti al posto dei capezzoli, bello. C'è chi si mette i piercing, c'è chi si mette le viti. Ma impiantate nel petto proprio. Sto tizio ha tre Pokémon qua dietro. Penso siano Hitmonchan, Hitmonlee e Hitmontop. Vediamo. Hitmonchan però fuso con Hitmonlee. Sembra Hitmonchan che abbia passato una notte in bianco. Hitmontop fuso con Hitmonchan. Tutto ciò è fantastico. Hitmonlee invece è Hitmontop con Hitmonlee, credo. Vediamo un po'. Un Pokémon che è a mia scelta, sì, certo. Vuoi Hitmonlee? No. Ah, ma escono anche dalla sfera. Vuoi Hitmontop? Sì, in realtà, però aspetta. Vuoi il Pokémon Hitmonchan? No, voglio Hitmontop. Dai. Beh, oh, livello 40! Ottimo, questo entra subito in squadra a diritto proprio. Iniziamo assolutamente con Lapras e Hitmontop. Vediamo che cosa combinano sti due insieme. Porca miseria, Lara. Via. La reversal pure sembra non promettere troppo bene. Però peggio di quello è difficile. Eh beh, dai, dai, dai. A parte la faccia che dovrebbe essere capovolta, è carino. Vediamo invece Hitmontop con Feraligatr. Oddio. Sarà quasi la cosa come Lapras, forse. Eh sì, la zampa con la faccia. Quello è. Feratop. Bello nome, ma no. Credevo fosse impossibile fare di peggio, ma al peggio non c'è mai fine. Fondiamo Lapras e Haunter, vediamo che esce fuori. Meglio Haunter e Lapras prima. Cosa mi aspettavo?
La reverse sembra avere un po' più di personalità rispetto a quella. Oh, sì, ce l'ha la personalità, ce l'ha e come? Ce l'ha e come? Mi dispiace, Feraligator, ti troverò un altro compagno per fonderti, ma questa è di una figaggine unica. Va bene, amici, l'episodio termina qui. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!